era solo lì, cioè non si sono detto con le morali quando gli ha puntato il dito. Cioè cos'è successo più che altro? I think just I received one elbow or head that forced me to fall down, and when I fall down I hit somebody else the knee, and it's kind of dirty move, you know. I was a little bit nervous after that, but it's not something special, it's something that happened almost every year. Ho ricevuto la prima botta al contatto normale, quando era a terra ne ho ricevuto un altro, probabilmente un ginocchio nella testa, e quindi mi sono un attimino così, un po' nervoso, però niente di che. Which part of, you know, can you explain us about the match, your comment about all the match, all the other, it's one game, let's say, that we cannot be completely satisfied with. It's one game that we cannot be completely satisfied, not just because of the result, but because at one part of the game we did not play defense the way we wanted. And we feel that, you know, defense is the strongest point of our team, and at every game we have to play defense. Tonight we didn't play during the game defense that we wanted. It was up and down, and for this reason, I say, and also what is the result, you know, we would not be completely satisfied the way that we played. Può tradurre per questo. È stata una partita per cui non possiamo essere soddisfatti, non solamente per il risultato finale, ma soprattutto per il fatto che la difesa, che è un fattore importante per il nostro tipo di pallacanestro, si è giocata praticamente per quasi tutta la partita. Ci sono stati degli alti e bassi, soprattutto nel finale, ma per gran parte della gara non è giocata la nostra difesa, e quindi non possiamo essere soddisfatti per questo gioco. In what you were more focused during the week before? So I'm saying you were preparing the match in a particular way. You were concentrated more on your team, on Angelo's team. Of course, we are always more focused on us than on other teams. But we knew that they are very good in offense. They play very good offensively. They have many good shooters, and they are trying to make a plan how to play defense and how to slow down the rhythm of them, which they want to play an up-tempo game. You know, this was, let's say, our preparation for the game. Sicuramente eravamo concentrati su questa partita, appunto dal punto di vista difensivo. Sapevamo che viene una squadra che giocava a ritmi elevati con ottimi tiratori, e quindi eravamo molto concentrati e cercato di lavorare su questo. Lorenzo ha fatto un abbraccio con Cancelliera, una persona che conosci, no? Conosci bene, non crede che ci deve fare bene anche per quanto contro Cash, altri giocatori italiani, giovani come te. Sì, certo. Non è che per questo ci teniamo a far bene, ma teniamo a far bene per vincere a Biella, insomma. Cancelliere lo conosco dai tempi di Montecatini, niente, lo conosco da quando ero un ragazzino. Sempre ci ha parlato di ritmo, l'hanno avuto più mano loro sull'ultimo tempo, voi a questo ritmo, con questo punteggio fate fatica perché vi dovete stagionare, no? Eh sì, non abbiamo fatto la partita che ci eravamo prefissati. Noi dovevamo venire qua cercando di abbassare il ritmo, difendere bene a metà campo, e invece non siamo riusciti quasi mai a farlo, specialmente nel primo tempo. E quindi quando vieni a Biella e giochi al ritmo che vogliono loro, è probabile che perdi. Ma
così è stato, abbiamo lottato fino in fondo, e quindi questo è anche una nota positiva, perché non giocando la partita che volevamo abbiamo lottato fino all'ultimo secondo, quindi è una piccola nota positiva, però non possiamo assolutamente essere contenti.